Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi torniamo a parlare delle vostre postazioni. Intanto vi voglio ringraziarvi tutti quanti perché non pensavo di ricevere così tante mail così rapidamente e quindi di conseguenza ripropongo subito un video perché non voglio accumulare troppe mail. Io ho sempre il mio fedele tablet per poter commentare le vostre foto. Ringrazio intanto, in primis, Andrea, il nostro Andrea Calabria, che mi ha mandato questa postazione nella sua stanza, una playseat della versione Formula 1, che ha completamente modificato con tutti i stelmi della Ferrari in fibra di carbonio, con questo TSPC Racer della Trustmaster, se non sbaglio, sì, con una bellissima T3PA, quindi pedaliera con stelmino e logo della Ferrari tutta in fibra di carbonio. Da questa foto riesco a vedere il cambio manuale della Trustmaster T8HA, ma anche il sequenziale, se non sbaglio, della Trustmaster. Magari mi correggerà. Quello che mi colpisce tantissimo di questa postazione, caro Andrea, è sicuramente, a parte il sedile rosso della Ferrari che è fantastico, che hai messo sopra a due supporti di legno, e nel supporto di base c'è anche un altro logo della Ferrari, ma e questo sembra subwoofer dietro, una specie di sub, non mi ricordo come si chiamano questi qua, che mi sembra che faccia come il bat kicker, vibrazione in base a quello che succede a schermo. Una cosa che mi colpisce è, oltre al sistema audio Dolby Surround ben posizionato dietro le orecchie, sono i sensori dell'Oculus. Mi sembra che la tua televisione sia forse un incurved OLED, forse non lo so. Mi sembra che il sedile è un OMP con lo stemma della Porsche, con il mitico casco di Senna. Su un altro subwoofer, perché ce n'è uno a sinistra che credo sia il sistema del PC, la Coppa del Mondo che stanno non vedremo purtroppo, un pallone d'oro, due modellini della Ferrari che vengono a fare da contorno e in alto tre volanti sempre Trustmaster. Uno mi sembra, non riesco a vedere, mi sembra che quello della 458. L'F1 add-on well della Ferrari come il mio e sempre un F1 add-on well, però modificato a mo' di GT, che è bellissimo, visto così è bellissimo. È un pomello per il cambio marce, forse Brembo o MP, non lo so, non riesco, non c'è il logo. Ci sono un paio di cuffie, no, c'è l'Oculus, quello è l'Oculus Rift, quindi avevo ragione, ecco, lo vedo. E cosa c'è di altro? E niente. Ah sì, la ruota con lo stemma BMW che viene a confermare la tua passione per i motori, Ferrari, BMW e Porsche. Io rinnovo ancora la mia opinione, è che sta postazione è veramente bellissima, però c'è questa struttura in mezzo alle gambe che secondo me è fastidiosa. Adesso anche tu potrai confermarmi se magari è una questione di abitudine, però non lo so. C'è sta cosa, questo è l'unico neo che trovo della tua postazione perché il resto è bellissimo. Trovo che molto dire sobrio, no? Perché è una postazione comunque che è imponente, quindi con tutti gli accessori che vanno intorno. Guarda, io anche il tappetino del mouse della Ferrari, bravo, bravissimo. Magari mi sto perdendo qualcos'altro? No. Quindi io ringrazio Andrea per aver condiviso con noi la sua bellissima postazione, perché il sedile Ferrari così è spettacolare. E ti faccio i miei complimenti perché è davvero notevole. Quindi grazie Andrea per aver condiviso la tua postazione con noi. Passo subito a Davide. Davide ha una postazione un po' più sobria, lui gioca su PlayStation 4, però quello che mi fa impazzire è l'R-Seat di base, mi piacciono tutte quelle postazioni lì. Volevo comprarne una e la mia scelta era proprio su una postazione R-Seat. RS1 bianca come la tua, che esalta il colore di questo CSL V2, penso, non vorrei dire una cavolata, e di questa V3 inverted della Fanatec spaziale. Vedo che hai il supporto del cambio, dove è appoggiato però il casco, penso che forse ancora non l'hai preso, e ti invito a farlo anche a te.
E ti dico che così di base la tua postazione è davvero molto molto bella, la RS1 come dicevo sarebbe stata la mia scelta. L'unica cosa che mi piacerebbe sapere, magari me lo scrivi nei commenti, vale realmente il suo prezzo? Stabilità, comodità, eccetera, eccetera, questo è importante. Poi una cosa che mi ha colpito in modo particolare, a parte il covering in rosso della tua PlayStation 4, è Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6, perché io da GT Drivers ho iniziato a giocare con i titoli della Polyphony, ma dal primo GT1. Poi il pupazzetto incazzato mi fa impazzire, che mi sembra che è il funghetto assassino di Super Mario Bros. Non vorrei dire cavolate. E poi niente, mi faccio un po' i cavoli tuoi, guardo un po' il resto della tua stanza, però diciamo che da padrona a livello visivo sicuramente la tua Inverted e la tua RS1. Davide. Ah, che Davide ha messo anche il Dumper Kit, che è una figata perché simula la frenata idraulica. Io ringrazio anche Davide per la sua bellissima postazione, perché è realmente molto molto bella, è un prodotto comunque di qualità, e soprattutto il bundle scelto Fanatec fa la sua porca figura, quindi bravo Davide, grazie tantissimo per le foto che mi hai mandato, e passerei subito a un qualcosa, ragazzi, che esce fuori dagli schemi. Mi ha mandato delle foto Asfalto Rovente Channel, quindi che è un canale YouTube, quindi non si è presentato. Lo so, si chiama Alex. Ciao Alex. Alex mi manda come diciamo titolare di Asfalto Rovente Channel, non è che mi manda una postazione. Mi manda il museo della Ferrari, ragazzi, guardate queste foto. Ragazzi, c'è. Qui non si tratta più di analizzare la base servo T300, forse da qua, con il suo volante fantastico BMW Serie M, con il suo T3 T8HA con il pomello cambiato, la sua 3T3PA, la sua dashboard, probabilmente un 27 pollici a non so che sarà, non riesco a vedere. Doppia button box, LED dappertutto, una cuffia straordinaria e un sedile top gamer. Non è neanche questo, ragazzi, cioè guardate qua. Che collezione! C'è un ferrarista puro così, cioè, è veramente una figata. Cioè, grazie tante, grazie, grazie davvero tante per aver condiviso con noi questo tuo tempio, questo un santuario della Ferrari in 3 metri quadrati. Cioè, grazie tante perché è veramente fatto molto bene, LED dappertutto. E guarda, ti faccio vedere una cosa, caro. Penso, spero di non sbagliarmi, Alex. Perché chiamarti Asfalto Rovente non mi piace. Però guarda qua, se zoomo sta foto, anch'io ho i LED uguali a te. Quindi, mamma mia, impressionante. C'ha pure i LED sotto, mi pare. Ti ringrazio, guarda. Cioè, è veramente un piacere poter condividere queste foto insieme a voi, perché qui si sente puzza di appassionato, non che trasuda, puzza di passione per le Ferrari. Complimenti, complimenti e grazie, grazie tante per queste foto. E poi passerei subito al mio amico Carlo X del canale YouTube Carlo X, che ormai se mi seguite conoscete, e vado a leggere quello che scrive. Ecco la mia Black Beauty, c'ha pure un nome la sua postazione, bravo Carlo, ammazza. Postazione di guida ricavata da un ex attrezzo da palestra, panca piana che io ho modificato a colpi di flessibile e trapano. La postazione è fissa ed è un blocco unico imbullonato su se stesso del peso di circa 80-90 kg. Essendo un amante dei film porno anni 70, no scherzo, essendo un amante delle auto del passato anni 70-80, ho cercato di dare a questa postazione un'impronta vintage. Infatti ci sono delle chicche, ragazzi. Intanto guardate le foto, vedrete che ci sono delle chicche. Un'impronta vintage. Lo schermo è un 30 pollici della Sony da 1080, quindi un Full HD. Il punto di forza di questa postazione è la robustezza, peso, il fatto che sia un blocco unico che non ha bisogno di mobili di supporto. Tutti i cavi sono fascettati sulla postazione che dà un'estrema pulizia alla stessa.
L'unico cavo che esce dalla postazione è quello che va a parete per l'alimentazione della ciabatta che è ancorata alla postazione. Il sedile è un OMP sportivo degli anni 70, cambia da H Logitech con mod V3 della 3DRAP a semigriglia, volante G29 con etichette in vinile tipiche degli anni 70 che venivano inserite all'interno delle auto. Ed è questa una delle due chicche che ho visto della postazione di Carlo, perché le etichette in vinile non è che le vedi da tutte le parti, c'è cioè una figata pazzesca, quindi mazza Carlo, bella pensata. Ventola, dissipazione, calore, PS4 e ventilazione, volante comandato da interruttore, quindi lo dice anche lui, lui gioca su PS4. Luce di cortesia comandata da interruttore, pedaliera Logitech con mod tampone freno della 3DRAP, sulle fiancate della postazione ho messo delle reti contenitive e sulla pedaliera. Notate YouTube Carlo X, una figata pazzesca, una pubblicità così, guarda Carlo, è fantastico, una genialata, perché lui fa anche le riprese quando guida di come fa il tac e punta, che lo fa benissimo, lo esegue perfettamente, io così non riesco assolutamente a farlo, e quindi è una genialata da parte sua, perché si fa anche pubblicità mentre fa i video. Interruttori ad asta in puro stile vintage che comandano la ventola e la luce di cortesia. Ma mi è genialata anche questa. E scatola di derivazione elettrica per giunte elettriche, ventola e luce di cortesia. Ragazzi, se aggiungiamo il tocco magico del logo Lotus sul suo G29, a parte le scritte in vinile, la ventola e il logo laterale, sempre della Lotus, accanto alla luce di cortesia, io credo che Carlo, sei un artista, sta postazione è fantastica, cioè non ho nulla da aggiungere, io ti ringrazio tantissimo e vi invito tutti ad andare a vedere, ad iscrivervi al canale di Carlo, perché a parte essere un simpaticone ed un ragazzo col pelo sullo stomaco, perché è così, fa dei video davvero molto, molto belli, interessanti e soprattutto ha una cultura e dà veramente tanto dettaglio su quelle che sono le auto che prova e anche lui trasuda di passione. Bene ragazzi, concludiamo qui il video. Non esitate anche voi a mandarmi le vostre foto, magari la vostra postazione sarà nel mio prossimo video. Io ringrazio tantissimo tutti quelli che mi hanno mandato foto e quindi partecipato a questa iniziativa. Non esitate a lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, a lasciare un commento, avrò il piacere e l'onore di potervi rispondere. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Da Fabrizio è tutto, vi ringrazio tanto, alla prossima. Ciao!